Seduti tra i banchi dell'aula consiliare di Via Verdi, i giovani studenti dell'Istituto Comprensivo Imbriani Sant'Alfonso de Liguori hanno vestito per un giorno i panni di assessori e consiglieri della loro città, ragazzi scelti tra le terze classi della scuola media ed una quinta elementare, che grazie al progetto Avamposti di Legalità, realizzato con l'associazione La Fenicia Volontari nel Mondo, si sono resi portavoce delle criticità del quartiere in cui vivono. Quest'anno abbiamo integrato, diciamo ex novo, il consiglio di municipalità che abbiamo tenuto con i ragazzi di prima e seconda media, mentre invece questo è il consiglio comunale che ormai va avanti da 4 anni con i ragazzi di terza scelti un po' tra tutte le sezioni dell'istituto e poi una quinta dello stesso istituto che è un comprensivo, quindi cerchiamo di dare un po' anche delle notizie, anche se magari arrivano poche cose, poche notizie, è bene che i ragazzi si abituino sin dall'infanzia a riceverle, insomma, e a comprendere qual è il percorso di cittadinanza attiva collegato anche alla legalità. L'associazione lavora con noi da tanti anni perché è un'associazione di territorio e lavora quindi per aiutarci a gestire un territorio con delle difficoltà enormi. Il Consiglio Comunale, che li ha visti protagonisti, presieduto dal vicepresidente Fulvio Frezza, si è aperto con il ricordo delle donne vittime di violenza ed è stato occasione per discutere di tematiche strategiche per la città, dai rifiuti al trasporto pubblico. Diversi sono stati i progetti presentati dagli studenti e consegnati al vice sindaco Raffaele Del Giudice. Creare questo rapporto fra istituzioni, scuole e associazioni, coinvolgendo i ragazzi che sono il futuro della nostra società e quindi sono quelli che devono essere propositivi, ha portato a una serie di proposte che forse non ci aspettavamo nemmeno. Quindi questo percorso che continuiamo e che è legato a un progetto che si chiama Avamposti di Legalità, gestito dall'associazione La Fenice e dalla preside della scuola, anche oggi porterà una serie di proposte e di iniziative che vengono dai ragazzi e che sono frutto di una maturazione di idee, di percorsi all'interno della scuola e di contatto con il territorio.